Obbligo di indossare la mascherina, divieto di seguire il corteo sacro, numero massimo di presenze fissato a 14.000 persone. Seppur ancora con alcune limitazioni dovute alla pandemia, torna al suo antico splendore la processione del Venerdì Santo di Chieti, tra i riti più antichi d'Italia. Dopo 2 anni di restrizioni e il cammino solitario dell'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto, Bruno Forte, con la croce in braccio, torna uno dei riti più antichi d'Italia, organizzato dall'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, guidata dal governatore Giampiero Perrotti. Il corteo è composto dai rappresentanti delle confraternite degli incappucciati e dagli oltre 300 musici e cantori che intonano lo struggente canto del Miserere di Saverio Selecchi. A sfilare i simboli della passione di Cristo, che sono stati riprodotti anche nei bozzetti realizzati dal maestro Giuseppe Diorio e che sono in mostra nell'atrio del convitto nazionale Giambattista Vico in corso Marrucino. Governatore Perrotti, quale significato assume la processione del Venerdì Santo di Chieti quest'anno? Quest'anno il ritorno verso una lenta normalità, ma ha anche un altro significato. La processione è una processione, è anche una preghiera silenziosa, è la preghiera per il. Speriamo che concluda questa guerra, finisca questa guerra e torni la pace. Quindi un doppio significato di speranza e di che termini questa invasione dell'Ucraina. A riprendere la manifestazione come consuetudine ci saranno le telecamere di Rete 8 e i commenti saranno affidati al giornalista Pietro Lambertini, ai cultori di tradizione abruzzese Aurelio Bigi e Stefano Marchionno, che potrete seguire questa sera nel corso dello speciale che andrà in onda su Rete 8 a partire dalle ore 21. Comune e Prefettura hanno varato una serie di restrizioni delle quali ci parla il sindaco Diego Ferrara. Sono state concordate attraverso una filiera istituzionale in un tavolo di ordine e sicurezza e consisterà nella istituzione di 17 varchi in vari punti della città. Le persone potranno entrare attraverso un conteggio in maniera tale che all'interno del percorso non siano superate le 14.000 unità. Ci sarà anche un servizio di navette gratuite, saranno operative dalle 17.30 alle 22.30 dal Pala Tricalle, dove si potrà parcheggiare, e arriveranno al largo Cavallerizza. Tutte le informazioni sui varchi, sul percorso della processione, sui bus navetta gratuiti e sulle prossime celebrazioni religiose sono a disposizione sul sito internet www.rete8.it.